Ragazzi, prima di iniziare vi voglio ricordare che stasera alle 21 saremo in live qui sul canale insieme a Luga, Leo e Nogaz per provare il nuovo crogiolo, quindi mi raccomando, non mancate e buona visione. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo ad illustrarvi in cosa consiste la seconda fase del contest e ovviamente ad elencarvi tutti i nomi dei partecipanti che hanno passato questa prima scrematura. Iniziamo subito col presentarvi i nomi. Se non avete seguito la live che abbiamo fatto ieri sera, li vedete adesso tutti quanti a schermo, sia quelli che sono stati estratti da YouTube che da Instagram che da Facebook. Quindi questi erano i 25 fortunati partecipanti che hanno passato la prima scrematura, ma attenzione perché siamo ben lontani dalla fine del contest. Infatti adesso inizierà la seconda fase. Premetto che supereranno questa seconda fase solamente 10 dei 25 partecipanti che sono passati. E in cosa consisterà? Essenzialmente avrete tempo fino al 4 di settembre, quindi al giorno di inizio dei rinnegati, per mandarci una clip della durata massima di un minuto in cui possiamo vedere la vostra migliore azione. Ovviamente la clip andrà registrata su Destiny 2, ma potrà provenire da qualunque meta. Quindi potrebbe essere una clip del primo giorno di Destiny 2 come di oggi. Per mandare la clip dovrete seguire questo procedimento. Mi raccomando, fate così perché altrimenti si creano problemi e poi rischiamo di allungare la cosa. Innanzitutto, per chi non sapesse come salvare una clip, se dovete ancora registrarla, dopo aver compiuto una bella azione, quella che pensate essere una bella azione, dovrete pigiare il tasto Share sul vostro joystick e selezionare l'opzione Salvataggio Clip Video. Una volta fatto ciò, troverete la clip nella galleria della PlayStation. Dopodiché dovrete collegare una chiavetta USB alla PlayStation, andare nella galleria, selezionare la clip interessata. Ovviamente, se la clip è della durata, per esempio, di 15 minuti, che è la durata standard di Share Factory, dovrete ritagliarla, quindi andare a selezionarla, pigiare il tasto Option e andare sull'opzione Ritaglia. Mi raccomando, siate sicuri di ritagliarla per bene perché l'azione è irreversibile. Quindi, dopo aver ritagliato la clip e collegato la chiavetta USB, dovrete selezionarla, pigiare il tasto Option e selezionare l'opzione Trasferisci nel dispositivo di archiviazione USB. Considerando che la clip durerà massimo un minuto, bene o male il tempo di trasferimento sarà quello. Mi raccomando, non spegnete la PlayStation mentre il trasferimento è attivo e ovviamente non annullate l'operazione prima che sia completata. Una volta fatto ciò, dovete trasferirvi sul computer. Per mandarci le clip ci serviremo del sito WeTransfer che trovate in descrizione. Non vi preoccupate, è un sito assolutamente sicuro che usiamo tutti i giorni ed è anche molto intuitivo. Una volta cliccato sul link vi si aprirà una finestra con tre caselle da completare. In una dovrete scrivere la mail a cui mandare la clip, quindi la nostra, thechespet@gmail.com. Nell'altra dovete scrivere la vostra mail e eventualmente accompagnarla da un messaggio. Caricate la clip cliccando sul tasto apposito e qui, in base alla velocità della vostra connessione, che comunque essendo della durata di un minuto non dovrà durare tantissimo. Una volta fatto ciò, l'email verrà inviata. Vi ricordo che per inviare la mail avete tempo fino al 4 di settembre. Terremo invece la live in cui guarderemo le clip e le giudicheremo, sceglieremo i 10 partecipanti che passeranno alla fase 2 e quindi accederanno alla fase 3, non appena finiremo il walkthrough di Forsaken, quindi intorno all'8 o il 9. Avrete però tempo fino al 4 di settembre in modo tale che se qualcuno non invierà la clip entro il 4 di settembre verrà automaticamente squalificato. Avremo tempo di estrarre un altro partecipante e di farci mandare la clip. Detto questo ragazzi, per qualsiasi dubbio sul procedimento scriveteci ovviamente nei commenti quello che volete. Mi raccomando, ricordatevi che la scadenza è entro il 4 di settembre. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono